Sì, comunque io mi sento che ultimamente devo insegnare veramente la vita a qualcuno. Ho fatto un post prima su Twitter dicendo che insomma, c'è quelli che hanno quattro follower in croce già si sentono artisti arrivati, no? E questi hanno capito la cosa, cioè hanno capito il contrario. Ma pronto? Ma come mai? Ma ce la fate? Ma vi devo spiegare la vita io? Boh. E l'altro giorno che dicevano che a me piace la merda, ma vezza. Ho detto che a me piace l'odore del cavallo. E l'altro giorno che dicevo di Ermal Meta e hanno capito l'opposto, tutto spiegare che in realtà io ero pro Ermal Meta. Ma Rondo, ma allora? Comunque, ragazzi, siamo di nuovo lì. La gente non ce la fa. Devo spiegarvi tutto. Dicevo prima che il mio pollice è uscito yes dal bottone. Vi devo spiegare tutto, vi devo spiegare la vita. Ho detto semplicemente qualche giorno fa, quando stavo andando a carezzare le vacche, che mi piace l'odore del cavallo, ovvero cercherò di essere meno volgare possibile. Io, me stessa, qualsivoglia momento quando fossi, quando ero piccola. Mi piaceva giocare con i cavalli, è per questo che ho ancora questa passione per i cavalli. Quindi la mia tata mi portava dalle cavalle a carezzare le mucche, gli asinelli, queste cose qua. Per cui oggi non mi dà fastidio l'odore di merda dei cavalli. Semplicemente altre persone potrebbero vomitare, invece io trovo mi piace molto. Cioè non è che mi piace, però dicono mi dà fastidio. Ma tu ne...